Buongiorno, sono Valentina. Oggi vi voglio parlare di un altro argomento molto importante e molto critico che fa parte della guarigione mentale ed è forse l'argomento più difficile da affrontare, in parte perché è una parte, diciamo, un argomento che parla del processo di guarigione e il processo di guarigione naturale si sa è sempre doloroso. In secondo luogo, perché c'è tantissima resistenza verso questo tipo di concetti nella nostra società attuale. Infatti, molti dei nostri valori culturali sono proprio basati sul contrario di questi concetti. Ad esempio, e questo proviene anche moltissimo diciamo, dall'educazione religiosa, viene visto come valoroso o comunque onorevole il fatto di incolparsi o di punire, oppure di reprimersi, di rendersi umili e di abbassarsi, o comunque di fare giustizia e di imporsi alle altre persone. Insomma, concetti che sono un pochino arretrati per il giorno d'oggi, ma che provengono in parte dalla religione e in parte da altri fenomeni culturali. Quello che vi sto proporre è un'idea, diciamo anche rivoluzionaria se vogliamo rispetto a questi concetti, però è un'idea che permette di crescere e di guarire anziché di rimanere attaccati al proprio dolore, alla propria sofferenza tutta la vita. Ok, l'idea è questa. Come ho già menzionato in alcuni video, ci sono diverse parti di una persona. Il corpo emotivo è una di queste parti e nel corpo emotivo esiste il corpo del dolore. Il corpo del dolore è un concetto che è stato introdotto da Tolle, nel caso qualcuno fosse interessato a leggere i suoi libri, è un filosofo abbastanza famoso. Però questo concetto è anche utilizzato da molti filosofi New Age e anche nel buddismo. Il corpo del dolore è un'entità che tiene dentro di sé tutte le ferite e tutte le sofferenze create dai traumi che abbiamo avuto durante la nostra crescita e che non sono ancora stati risolti. Oltre a quello, contiene tutte le esperienze aggiuntive, dolorose che non abbiamo ancora risolto. Per esempio, un bambino cresce in una famiglia, con un genitore narcisista. Il genitore quindi non considera i bisogni del bambino come un essere umano, lo tratta come un'estensione di sé, oppure lo tratta come un oggetto. In entrambi i casi, comunque, il bambino viene visto non come un'entità a sé stante con dei bisogni e dei desideri, ma viene visto soltanto come una cosa da utilizzare per il genitore. In alcuni casi, il genitore riuscirà ad utilizzare il bambino con successo e quindi anche poi a premiare il bambino. In alcuni casi, invece, non riuscirà ad utilizzarlo e quindi ignorerà totalmente, reprimerà totalmente. Questo bambino quindi cresce con una terribile ferita nell'attaccamento al genitore e oltre a quello delle ferite nella vergogna, nel valore di sé e altre cose di questo tipo. Il bambino non risolve questa ferita, diventa un adulto con queste ferite nel suo corpo del dolore. Continuerà quindi ad attirare delle situazioni, dei rapporti che lo faranno, gli creeranno, gli ricorderanno questa ferita della vergogna, questa mancanza di valore di sé e tutte queste altre ferite, anche quella dell'attaccamento. Quindi attirerà verso di sé continuamente dei rapporti dove non si sente di potersi attaccare, dove si sentirà esposto con la vergogna e dove non si sentirà valorizzato. Continuerà ad attirare questo genere di rapporti perché il suo corpo del dolore attirerà queste situazioni, perché il suo corpo del dolore contiene tutte queste frequenze, queste esperienze, e dunque attirerà esperienze con frequenze simili. Questo continuerà ad andare avanti. E la persona, quando si ritroverà di nuovo in queste esperienze dolorose, probabilmente se non è abbastanza consapevole, probabilmente penserà che il problema sia questa relazione
e la chiuderà o la taglierà fuori e ne troverà un'altra e si ritroverà problemi analoghi. Per interrompere questo processo, questo circolo vizioso, per riuscire a porre fine a questa sofferenza, è necessario guarire. È necessario guarire le ferite nel corpo del dolore. Come si fa a guarire queste ferite? Ci sono diverse tecniche, tra cui le tecniche di shadow work, tecniche di meditazione nel presente, eccetera, eccetera, che discuterò in altri video. Il punto è che per guarire, il primo passo necessario è di non scappare, dal dolore che queste esperienze o queste ferite ci creano. Bisogna vedere come queste esperienze dolorose nella nostra vita come un'opportunità di vedere dentro noi stessi ciò che non è ancora risolto e di affrontarlo una volta per tutte. Ad esempio, nel caso della persona di cui ho parlato, quando si trova in un rapporto in cui non si sente valorizzato, in cui si sente vergognato, eccetera, invece di scappare da questo rapporto e buttarlo per cercarne un altro, può utilizzare questo rapporto come opportunità per specchiarsi, come specchio, per guardare dentro di sé, per sentire queste ferite irrisolte e andare dentro di esse per risolverle. Questo non è un processo facile, è un processo molto difficile, è un processo lungo, che richiede molto impegno e molto lavoro. Però, a differenza di tanti altri metodi che sono più che altro delle scappatoie, questo processo funziona, ci permette di guarire, quindi poi di trovare dei rapporti, di avere di essere noi stessi, di essere felici, sereni, eccetera. Riguardo al corpo del dolore, c'è ancora da menzionare il fatto che oltre ad attirare esperienze che risuonano sulla stessa frequenza, tende anche ad attirare pensieri che risuonano su questa frequenza. Come avrò menzionato già, i pensieri sono delle entità che vanno e vengono, che possono cambiare, possono essere decise e gestite a seconda di quanto uno ha controllo sulla propria mente. E i pensieri, soprattutto in una persona che ha poca consapevolezza, non sono controllabili, per cui fanno un po' ciò che vogliono. E il corpo del dolore tende a sfruttare questo per attirare pensieri su frequenze negative, su frequenze che rispecchiano i dolori delle ferite irrisolte, proprio per continuare a rivivere queste ferite di continuo. Quindi i pensieri sono un altro strumento che può essere utilizzato per andare a risolvere le proprie ferite. Ad esempio, prendiamo sempre il caso di quella persona. E mettiamo che un giorno questa persona magari si ricorda un episodio oppure ha un episodio che senza un motivo apparente gli dà particolarmente fastidio, gli fa venire dei pensieri particolarmente fastidiosi. Inizia a pensare male, inizia a pensare qualcosa di negativo, inizia tutto un treno di pensieri che sono molto distruttivi, che apparentemente non hanno molto a che fare con quello che è successo nelle circostanze esterne. Questa è un'ottima indicazione che questa persona ha delle ferite irrisolte. E queste ferite irrisolte sono esattamente ciò che attira questi pensieri dentro la persona. Non è qualcosa che accade esternamente a provocarli in questo caso, ma è proprio è puramente il corpo del dolore. Praticamente questo è il tema principale. Parlerò più in dettaglio di questo in un altro video. Ah, e ci tengo a precisare che anche nel caso che attiriamo esperienze dolorose, non sono le esperienze che causano dolore. Quindi anche questo è molto importante da capire. Per risolvere i dolori che abbiamo dentro è necessario fare dello shadow work, e parlerò anche di questo in un altro video. Una cosa importante da capire, il messaggio importante da capire da questo spezzone è che non sono le esperienze esterne, non sono le cose che succedono a determinare come ci sentiamo e soprattutto a causare la nostra sofferenza. Ciò che le causa sono delle ferite interne irrisolte. Infatti,
Se quella persona di cui ho parlato, per esempio, guarisce completamente dalle sue ferite, quando si ritroverà in una relazione in cui non viene valorizzato, eccetera, non sentirà queste cose come una sofferenza. Anzi, probabilmente non sarà neanche attratto da queste cose, da questo tipo di relazione.